Se il Presidente della Regione ha adottato queste misure e il Governo nazionale le ha adottate è perché ha dati, informazioni e indici di evoluzione epidemiologica che il cittadino comune, nemmeno io, hanno. Controlli più intensi delle forze dell'ordine nelle aree di Chiaia e del centro storico, che un'ordinanza del sindaco Manfredi individua come più esposte ai rischi di affollamento. La questura, la prefettura, le autorità di pubblica sicurezza hanno pianificato un ottimo servizio di vigilanza e di presidio nei punti proprio per evitare che ci sia un assembramento anomalo all'interno del reticolo dei baretti, perché è qui dove si concentra eccessivamente la presenza di persone. Ed è stato fatto un servizio sistematico, vengono impegnate tante forze di polizia. Qualora ci dovessero essere delle situazioni, si interromperà temporaneamente il flusso pedonale per evitare un anomalo concentramento e assembramento. Nei giorni del 24 e del 31 dicembre i bar e i ristoranti non possono vendere bevande in bicchieri o bottiglie di vetro, in lattine o in tetrapack, né in nessun altro contenitore rigido. Sono consentiti solo i bicchieri di carta o di plastica leggera. Parliamo sempre della polizia, più forze dell'ordine, più cose, ma perché non facciamo un invito e un appello a rispettare le norme indossando normalmente la mascherina? Perché secondo me bisogna anche puntare soprattutto su questo, perché non siamo in uno stato di polizia.